Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. 8 anni fa, appena uscì, presentai un libro abbastanza corposo, che è diventato anche un punto di riferimento di una giovane costituzionalista italiana, Alessandra Di Martino, della Scuola Romana, sulle opinioni dissenzienti. A distanza di quasi un decennio, questo tema è sempre più attuale. Non solo per il numero di pubblicazioni che si succedono a quello di Alessandra Di Martino, che mi sembra essere stato, diciamo, se non certamente pionieristico, ma abbastanza completo anche per la mole del volume, ma anche perché poi ci sono stati dei giudici della Corte Costituzionale che hanno, in un certo senso, sollevato anche nell'opinione pubblica, o comunque nel l'apparato mass mediatico, quello più attento a queste problematiche, il tema del giudice dei pareri dissenzienti, ma poi più in generale il tema della Corte Costituzionale in rapporto all'opinione pubblica, perché Habermas ha scritto un libro in cui ha dimostrato, insomma, sostenuto la tesi assolutamente poi non peregrina, che l'opinione pubblica è stata la protagonista della seconda metà del Novecento. E quindi lasciare fuori da questa dimensione democratica, che talvolta può essere anche autocratica, la Corte Costituzionale può essere un fatto, se non anticostituzionale, comunque non proprio del tutto democratico. Di queste tematiche discuteremo attraverso due libri che sono appena usciti. Il primo è lo mostro a favore di telecamera, lo dico agli ascoltatori di Radio Radicale, perché c'è, tanto alla tradizionale versione audio, una versione audio-video. Ecco, quindi la copertina di questo libro, Corte Costituzionale in pubblico, sottotitolo L'autorevolezza del giudice, pubblicato da Iovene Editore, i cui autori sono Mario Bertolissi, Giuseppe Bergonzini e Giovanna Tieghi. Abbiamo ospite due dei tre curatori, e precisamente il professor Mario Bertolissi, che saluto, ben ritornato a Radio Radicale, professore. Buongiorno, dottor Di Leo, e grazie per l'invito. Emerito di diritto costituzionale all'Università di Padova, Scuola Patavina, un'autorità nel diritto pubblico costituzionale. E poi una studiosa più giovane, Giovanna Tieghi, sempre costituzionalista, ma insegna cosa, professoressa? Benvenuta, anzi, bentornata anche a lei. Grazie, grazie, grazie per l'invito. Insegno Global English for Legal Studies. Perfetto. Quindi inglese globale per In prospettiva comparata, sì. comparata sul diritto. Io, con il professor Bertolissi e Giovanna Tieghi, abbiamo fatto una cosa in onore nel 2019 del presidente emerito, compianto presidente emerito Paolo Grossi a Padova, una cosa abbastanza impegnativa, non tanto per me quanto per voi, perché mi avete dovuto sopportare. Devo dire che il professor Paolo Grossi ritorna e fa capolino sia in questo libro che nel secondo volume che è oggetto della nostra discussione. Si intitola Le opinioni dissenzienti in Corte Costituzionale, con 10 casi il sottotitolo, pubblicato da Zanichelli Editore, altra casa editrice come la precedente importante per gli studi giuridici, il cui autore è il professor Nicolò Zanon. È nostro ospite, a cui do attualmente il benvenuto a Radio Radicale. Grazie dell'invito, grazie. Professor Zanon, lei è ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, ma è stato anche un vivace giudice della Corte Costituzionale, come si dimostra da questo volumetto. Lei e Cassese siete stati due scolari un po' discoli, Birbanti, in dice. senso buono del termine, poi naturalmente vedremo, insomma, poi lo vedremo. Allora, se permettete, io per ragioni di, diciamo così, di galanteria, darei la parola prima alla professoressa
professoressa Giovanna Tieghi, alla quale chiedo qual è la tesi di questi contributi che ci sono in questo volume, anche attraverso il colloquio, l'intervista che lei ha fatto a professor Bertuzzi. Buongiorno, allora direi che possiamo partire da una grande libertà di pensiero che ci permette di osservare quello che sta accadendo nel nostro ordinamento, ma anche sullo sfondo di quello che sta accadendo in altri ordinamenti e quindi alle dinamiche fondamentalmente più significative del rapporto tra la Corte e i cittadini. Centrale, tema centrale per declinare la tendenza del nostro ordinamento verso forme di costituzionalismo più coerenti con la realtà istituzionale, la tesi si pone in questo scenario proprio alla luce del fatto che l'Italia, o comunque l'ordinamento italiano e dunque il suo sistema di giustizia costituzionale, per usare una locuzione cara ai comparatisti, risulta essere sempre più una democrazia sempre meno stabilizzata. Questo non è un tema solo italiano, evidentemente, è un tema che si inserisce in un quadro globale e che si inserisce all'interno di una preoccupazione fondamentalmente. Quindi l'opportunità che abbiamo avuto, anche grazie al nostro maestro, di dialogare rispetto a queste tematiche, ci ha permesso di porci delle domande come giovani studiosi e di porci queste domande andando a verificare se effettivamente la tradizione italiana potesse essere in qualche modo risolutiva e definitiva o potesse aprire nuovi scenari di interlocuzione. La tesi, per quanto ci riguarda, è il mettere a fuoco il giudice anche come singolo e non solo ed esclusivamente all'interno di un corpo comune e andare a verificarne l'effettiva autorevolezza nel modo di gestire sia il momento dell'udienza pubblica che la fase decisionale. Ah, così sintetica è stata, molto bene, va bene, va bene. Allora, professor Bertolissi, le dico subito che io, la lettura di questo libro mi ha fatto ricordare, mi ha subito portato alla mente un libro importantissimo di uno dei giuristi più importanti della seconda metà del Novecento, cioè Franco Cordero, Criminalia, la nascita dei sistemi penali, libro pubblicato dalla Terza, scritto anche in una maniera abbastanza complessa. Nello stile tipico di Cordero, però in quel libro Cordero riaffermava, riportava in superficie la figura di avvocati che non erano soltanto esperti di diritto, ma anche intellettuali impegnati sul piano civile per la civiltà, per l'implementazione del diritto nella civilizzazione di quell'epoca in cui sono stati protagonisti. E mi pare che lei, richiamandosi alla lezione di Piero Calamandrei, che proprio riprende, credo sia uno dei suoi punti di riferimento, le fa un discorso, diciamo così, molto più che deontologico, ancora oltre, assiologico, sul valore degli operatori del diritto, in modo particolare dell'avvocato e del giudice. E qui ci sono molte implicazioni, naturalmente, a cominciare dalla formazione che si ha oggi nell'università. Ancora prima direi nei licei, visto che nell'ultimo concorso per avvocato spesso gli avvocati o aspiranti tali sono bocciati per errori di grammatica e sintassi a lingua italiana. Ci vuole dire un po' questo suo contributo e se questa mia lettura è una lettura che è andata oltre, se non contro lo spirito dei suoi contributi? No, la sua lettura è precisissima e il mio punto di vista, da quando ho cominciato a studiare il diritto, è stato subito, da sempre condizionato da questa prospettiva. D'altra parte, proprio in una delle pagine iniziali,
ho fatto riferimento alla mia personale esperienza, che è quella che è, ed evidentemente la mia esperienza è il risultato di ciò che sono riuscito a compiere, dagli apporti e degli insegnamenti che ho ricevuto e di ciò che sono riuscito poi a sperimentare nei vari luoghi, in modo particolare davanti al giudice. Corrisponde a una mia inclinazione e d'altra parte non posso che concordare con quello, con l'opinione che è stata formulata a suo tempo da Franco Cordero e poi evidentemente con quel che ha scritto a suo tempo nell'elogio dei giudici, ma non soltanto ovviamente, Piero Calamandrei. Ho anche precisato che ho valutato, tra virgolette, con immensa, tra l'altro, umiltà, quel testo e il suo insegnamento alla luce di ciò che io ho sperimentato. Quindi non si tratta di un'adesione, si potrebbe dire, intellettualistica. Le persone che io ho conosciuto, sia avvocati, sia giudici, sia prima di tutto, se vuole, anche professori universitari, ecco, queste persone che io ho conosciuto mi hanno documentato come sia indispensabile questo connubio e questa Allora, circostanza. specifico, professore, scusi se interloquisco, ma devo anche un po' Sì. volgarizzare e specificare per chi non la conosce. Cioè, il professor Bertolissi sta rilevando il fatto che è un giurista non solo teorico, ma è un giurista pratico, cioè il connubio tra l'insegnamento, la docenza universitaria e la pratica forense, perché lui è stato un brillante avvocato che ha difeso cause persino a corte costituzionale, e quindi c'è un'esperienza teoretica e pratica e non di astrattezza. Tutto qui. Sì, Scusi, ma ho voluto mettere una nota un po' a no, margine. lei ha perfettamente ragione. D'altra parte, io almeno parlo per me, evidentemente, ho avuto modo di constatare più volte, ponendomi la seguente domanda: ma si stanno o mi sto occupando delle cose che esistono o delle cose che non esistono? Perché il diritto serve a risolvere i problemi della convivenza del singolo che vive all'interno di associazioni o formazioni sociali, per dirla con l'articolo 2 della Costituzione, oppure che si materializza all'interno di strutture giuridiche, di enti giuridici, ma che hanno sempre una base di carattere comunitario. E comunque il mio maestro mi insegnava un giorno così, in modo discorsivo, questo: ricordati, mi dicevo, che il diritto è una scienza empirica con implicazioni di carattere pratico. Allora è indispensabile che ci sia un collegamento diretto sempre fra riflessione più alta ed esperienza, perché deve esserci appunto una connessione stringente tra le cose da ordinare e quelle che debbono essere ordinate. Allora trasferiamoci, se vogliamo, davanti al giudice. Queste cose tu le impari in modo specifico proprio quando ti misuri davanti al giudice. C'è un caso concreto. E il caso concreto c'è sempre anche quando ci si rivolge o ci si trova di fronte alla Corte Costituzionale, sarà un problema che riguarda diritti riferibili alla persona, sarà questione di competenze, ma sempre funzionali per fare, risolvere qualche cosa, ma di mezzo c'è l'umanità e la sua sostanza. Ecco, chi ragiona, dal mio punto di vista, prescindendo da questo, in buona sostanza da ciò che deve assicurare, che poi è sempre diretto ad un risultato finale, cioè alla sentenza giusta, e si va dentro il palazzo che si chiama di giustizia proprio per ottenere giustizia. Ci sarà un giudice a Berlino, mettiamola come vogliamo, è evidente che in questo contesto è indispensabile tenere insieme queste due facce di una stessa medaglia, perché vi è discontinuità sul piano delle distinzioni a tavolino e c'è una continuità assoluta. Da qui la complessità e anche la bellezza, devo dire la verità, qui di fronte a ciò ho il professor Zanon che ha fatto il giudice, ma ha fatto anche molte altre cose, compreso l'avvocato, e devo dire la verità, che andare davanti al giudice è sempre una cosa emozionante, come ricordava Calamandrei, ma non soltanto lui, la notte prima non si dorme, e se non si dorme vuol dire che si è agitati, non agitati da questioni giuridico-formali, ma dei beni rispetto ai quali tu
sei chiamato a dare un piccolo contributo in funzione di una loro tutela. Ecco, quindi. Naturalmente non conta solo la scienza, ma conta anche un po' di sapienza, diciamo così, comportamentale da parte degli avvocati, perché ci possono essere avvocati che magari, essendo ordinari di diritto penale o di diritto civile, a Napoli o a Bologna o alla Sapienza o a Padova, pensano che il giudice sia uno scolaretto e questo naturalmente il giudice non lo sopporta. E invece l'avvocato giusto è quello umile, che arriva subito al punto, sintetico e che è apprezzato dal giudice. Lei fa un bel riquadro molto colorito, devo dire, di questa psicologia forense. Sì, visto attraverso sempre me stesso, ma soprattutto attraverso gli altri, devo dire la sacrosanta verità, per cui quando ho udienze, in modo particolare quando mi capita di averle presso la corte, non perdo nella sala nessuna discussione perché si impara continuamente. E ho anche ricordato il fatto, penso che un giudice costituzionale, non voglio dire il professor Zanon per non coinvolgerlo, abbia visto più volte illustri maestri sulla carta fare figure barbine e anonimi avvocati districarsi con grande sapienza e precisione davanti ai 15 giudici. Ecco perché sì, l'umiltà è una dotazione indispensabile. Non era il caso di un luminare del diritto, in particolare il diritto amministrativo come Giuseppe Abbamonte. In Radio Radicale c'è una registrazione di un convegno di 15 anni fa sull'interesse legittimo all'utilizzazione è ancora utile la giurisdizione amministrativa e il presidente dell'allora Consiglio di Stato esordisce alla presenza di Abbamonte, dice: io sono molto intimidito. Lo sono ancora più di quanto sostenni l'esame di diritto amministrativo negli anni 60 con il professor Abbamonte, perché oggi qui il professor Abbamonte c'è e farà le conclusioni, quindi sono molto. E Abbamonte intervenne dopo in dialetto napoletano, disse, insomma, in poche parole, non ti preoccupare perché tu sei giudice, sei superiore a me che sono solo un professore. Quindi sdrammatizzò la cosa. Professore Zanon, le opinioni dissenzienti in Corte Costituzionale. Lei è molto sottile nella sua analisi perché, tra l'altro, si prende la libertà anche di criticare, diciamo così, giuristi che sono consolidati nel loro magistero. Però è vero che il sapere va avanti se c'è qualcuno che contesta. È fuori di dubbio. Per esempio Livio Palladini, maestro di Bertolissi, professor Bertolissi non l'ho ricordato, però questa è nella collana Centro Studi sull'istituzione di Livio Palladini, era forse costituzionalista, anzi senza forse prediletto da Marco Pannella, perché era un costituzionalista che rispettando la Costituzione andava oltre i costituzionalisti, oltre la costituzionalista. Le chiedo, professore Zanon, di esprimerci con la stessa vivacità con cui l'ha scritta la sua opinione dissenziente sulla contrarietà alle opinioni dissenzienti che circolano nella maggior parte dei costituzionalisti italiani. Intanto grazie ancora. Ma insomma, il mio libro è un tentativo di argomentare che sarebbe bene avere le opinioni dissenzienti in corte costituzionale, perché questo sarebbe alla fine un guadagno netto in termini di trasparenza, che è una cosa importante, in termini di pluralismo, che è altrettanto importante, nelle questioni costituzionali, di diffusione dalla Corte alla società di una capacità discorsiva e anche dialogica, di contrasti magari aspri, ma nell'ambito di una comune, di una accettazione reciproca di tesi e antitesi che favorisce l'integrazione. Noi abbiamo questa tradizione contraria, che è una lunga tradizione nelle corti di civil law,
le corti che parlano con una voce sola, no? One voice, perché si pensa che la soluzione giusta sia una sola, vecchia ragione dogmatica, perché si teme una delegittimazione dell'autorevolezza e dell'autoritas dell'organo collegiale se si conoscono, se si sa che al suo interno ci sono diverse idee. Io penso, e tra l'altro, questo preteso segreto che io contesto anche dal punto di vista del diritto positivo, l'esistenza di questo divieto io la contesto in termini di diritto positivo, ma c'è comunque un costume che va in quella direzione. L'esistenza di questo segreto in realtà invoglia la sua violazione e, come prassi patologica, noi assistiamo nei casi, non sempre ovviamente, ma nei casi più delicati, al fatto che si diffondono, dopo che la Camera di Consiglio ha deciso, le voci più disparate sulle maggioranze interne che hanno diviso i giudici, quanti voti a favore, quanti contro. Ma non si è mai curiosi di sapere quali argomenti erano a favore quali argomenti, e soprattutto quali argomenti erano contro, perché gli argomenti a favore poi vengono espressi nella motivazione della decisione, gli argomenti contro non si conoscono. E tra l'altro anche nel caso più clamoroso, in cui l'unico caso in cui si sa che il relatore è andato in dissenso perché chiede di non scrivere la sentenza, e questa annotazione figura nell'epigrafe proprio della sentenza stessa, anche in quel caso il relatore sostituito da un redattore non può spiegare perché. Questo lo trovo davvero, soprattutto per una Corte Suprema, per una Corte costituzionale che non si occupa di casi, di fattispecie concrete, di comportamenti umani, ma si occupa di tesi giuridiche, di rapporto fra norme, lo trovo una mancanza che andrebbe colmata. E io, per concludere la mia esperienza in Corte e fare un taglio netto del cordone ombelicale, dopo 9 anni lunghi e pesanti alla Corte, ho pensato che avrei messo nero su bianco, in alcuni casi in cui la mia carica di dissenso era particolarmente forte, avrei cercato di indicare, parlando soltanto di me, quindi non rivelando null'altro che le mie opinioni, avrei cercato di argomentare, di far vedere come fossero possibili soluzioni diverse. In nome di quello che dicevo prima, cioè trasparenza, pluralismo, forza integrativa della discussione che da un consesso ristretto si allarga a quella parte di società ovviamente che è interessata. Nessuno pensa che le opinioni dei giudici costituzionali possano essere lette in uno stadio, ma esiste una società matura e colta e interessata a questi problemi che, secondo me, si gioverebbe di questo dialogo e di questa differenza di opinioni, senza nuocere all'autorevolezza delle opinioni di maggioranza, che sono quelle che poi giuridicamente restano e contano. Ma le opinioni dissenzienti gettano un seme, lei ricordava la possibilità di evolvere, forse le opinioni dissenzienti gettano un seme per il futuro. Sono un appello, come dico nel libro, all'intelligenza dei giorni futuri, è una bella espressione di un giudice americano. Poi andiamo su alcuni casi paradigmatici che insomma, soprattutto interessano gli aspetti generali, teoretici, storici, dogmatici, ovviamente. Poi andiamo su alcuni, un paio di casi che interessano in modo particolare, credo, gli ascoltatori di questa emittente. Voglio dirle che questo tipo di pronuncia della Corte Costituzionale, per cui favorisce un certo tipo di giornalismo che guarda per il buco della serratura, cerca di intercettare gli spifferi, no? E magari cerca di fare degli scoop, magari il giorno dopo smentiti, rispetto al fatto dell'esplicitazione delle opinioni dissenzienti, in cui lì il giornalismo sarebbe chiamato più a una conoscenza concreta dell'argomento e dei pro e dei contra, e quindi avere anche giornalisti che siano per certi versi costituzionalisti. Però avrei da farle un paio di osservazioni, professore, ma non prima di aver chiesto al professor Bertolissi se è d'accordo con questa opinione. Credo abbia letto il libro di
Professor Zanon, professor Zanon, le opinioni dissenzienti in Però corte. guardi, eccolo, perché Lo so, no, ho fatto vedere l'Europa al è tutto. professor Zanon. No, letto e sottolineato. Ora, io non faccio nessuna fatica a dire che sono d'accordo con il professor Zanon, non perché ce l'abbiamo qui di fronte, ma perché, avendo letto quel che ha scritto, a parte la conoscenza sua e la stima che ho sempre avuto, tra l'altro, come giudice costituzionale estensore di sentenze di non poco conto. Ecco, dicevo, sono d'accordo per quello che lui ha scritto, per quello che ha qui ricordato e per anche la convinzione che personalmente mi sono fatto quando, imbattutomi in un caso che mi pare essere abbastanza frequente, di chi entra in corte e prima di entrarci e quando è entrato reputa che l'opinione dissenziente sia qualcosa da conquistare, da quindi introdurre nell'ambito dell'ordinamento della corte. Poi costoro, passato un po' di tempo, si convincono invece che non ne vale la pena, nel senso che finirebbe per disincentivare, consegnando l'opinione dissenziente, l'espressione del proprio disaccordo, l'impegno per inserire, insomma, per fare in modo che un frammento del proprio punto di vista entri nella decisione, correggendola, diciamo così, in qualche modo. Ora, io credo che questo punto di vista, ripeto, non sia, almeno per quello che mi riguarda, persuasivo. Perché? Perché quello che conta, secondo me, non è tanto il fatto che un giudice che la pensa in un certo modo riesca a inserirsi all'interno della decisione e quindi a lasciare una sua traccia. Quello che conta è il fatto che il plurale dovrebbe essere reso esplicito, perché il concorso con le idee che è quello che conta. E qui sono stato corroborato in questa posizione, in ciò che il professor Leopoldo Elia ha ricordato riferendo circa l'esperienza che aveva fatto nell'ambito della Camera di Consiglio proprio con Livio Paladin. E diceva così: quando Paladin si accorgeva che si era formata una maggioranza all'interno del collegio e precisava che aveva una notevole sensibilità, non interveniva più, anche se la sua opinione era un'opinione diversa, perché, avendolo conosciuto ben bene, era lungi dal suo modo di pensare il fatto di dover in qualche modo imporre o modificare il convincimento di un altro. Ma io, proprio perché ho avuto modo di conoscerlo, insomma, l'ha conosciuto in tanti, mi sono anche fatto questa domanda. Siamo sicuri che di fronte ad una decisione che avesse ritenuto davvero non persuasiva e Ma avesse chi preso soggetto la Paladin? Paladin e si fosse deciso una volta soltanto in 9 anni a prendere la penna e a scrivere l'opinione dissenziente, siamo proprio sicuri che alla fine ci sarebbe stato 14-1? O non invece forse la convergenza di molti giudici sulla sua posizione? Ecco, perché dico questo? Dico questo perché non penso alla normalità. Io quando rifletto sull'opinione dissenziente, penso invece a quello che potrebbe capitare in futuro. Ricordo che proprio in questi tempi larga parte degli opinionisti, anche dei costituzionalisti, sono preoccupati del fatto che il Parlamento ha 4 giudici da eleggere adesso entro l'anno e si preoccupano che ci possa essere qualche cambio. Ammettiamo che questa non sia una situazione di preoccupare, ma preoccupante, ma chissà cosa può capitare, potrà capitare in futuro. Ebbene, potremmo trovarci di fronte alla circostanza che all'interno del collegio sarebbe davvero proficuo che ci fosse qualche voce che dissente e che esprime il suo punto di vista lasciando traccia, ad esempio, di un forte attaccamento alle libertà, al senso della legalità, ai valori supremi e via,
di questo passo, perché pensavamo che la guerra fosse ormai cancellata e ci siamo trovati la guerra in casa. Pensavamo che, o pensiamo che le libertà nessuno le toccherà, e invece l'uomo è quello che è, per quello che Machiavelli ci spiega, oppure Hamilton ci dice a proposito della sua miseria. Da qui viene fuori la domanda, o meglio, mi ricollega alla domanda che mi ha fatto all'inizio. La moralità, il senso forte di un'etica, un sistema di valori, entra in gioco proprio quando ci troviamo nei momenti di crisi ed è bene avere un veicolo che faccia transitare questi valori, quelli cui ha fatto riferimento prima e di cui ha scritto il professor Zanon. Ecco perché reputo che sia. Oh, tra l'altro, l'opinione dissenziente non è mica che se viene prevista tutti i giudici devono dissentire. Possono anche decidere di farlo una volta in vita loro quando capita. È la possibilità che conta, non tanto il fatto che lo si faccia in concreto. Allora, professor Zanon ha preso nota mentalmente di quanto detto dal professore Bertolissi. Io pensavo che il professor Bertolissi sollevasse un'altra, diciamo, questione, che secondo me è un po' dirimente, non preclude, però la sottopongo alla vostra attenzione anche a professoressa Giovanna Tieghi. Ed è questo, cioè, se parliamo, cioè, la professoressa Giovanna Tieghi è una comparatista, se parliamo degli ordinamenti che riconoscono dissenting opinions, beh, però abbiamo sostanzialmente, pensiamo all'esempio americano, ma i giudici della Corte Suprema sono nominati dal Presidente. Ora è chiaro che in quel contesto, professore Zanon, bisogna, in un certo senso, si riconosce che il giudice è politicizzato, anzi, lo è anche in Italia, il giudice Corte Costituzionale, è iperpoliticizzato perché viene nominato dalla carica principale politica. E allora, per depoliticizzare o per democraticizzare, per rendere pluralista, quella nomina, si accetta la dissenting opinion. Nel senso che si afferma a giudici che peraltro vengono nominati a vita, che hanno la possibilità di dire all'opinione pubblica: guardate, noi siamo stati nominati dal Presidente degli Stati Uniti d'America, dallo stesso magari Presidente degli Stati Uniti d'America, no? Però abbiamo opinioni diverse e quindi il pluralismo viene salvaguardato. In Italia, dove i giudici a Corte Costituzionale vengono nominati dal Presidente della Repubblica, che è un organo di garanzia dal Parlamento che rappresenta e garantisce tutti gli italiani e dove praticamente l'esecutivo, meno che mai il ministro di giustizia, ha voce in capitolo, è chiaro che si vuol salvaguardare questa dimensione di garanzia senza scardinarla o anche solo un po' creare un minimo di vulnus con il pluralismo delle opinioni. Cioè il sistema politico, secondo me, influenza molto sulla accettazione o no della dissenting opinion. Lo influenza, non è dirimente, però è un punto su cui io vorrei il vostro parere. A cominciare dal professor Zanon, che ha sollevato il polverone nel senso positivo del termine. Ascolti, dottor Di Leo, io ecco, devo confessarle che dissento appunto qui su un punto decisivo, cioè è proprio l'aspetto politico che secondo me qui c'entra poco, nel senso che è vero che soprattutto nella esperienza americana c'è una politicizzazione derivante dalla nomina in capo al presidente. Ma vede, un collegio di 9 o 15 giuristi di profilo abbastanza alto, non si distingue mai al suo interno per logiche francamente politiche. Ci sono argomentazioni, ci sono ragionamenti, ci sono scuole di pensiero, ci sono tradizioni giuridiche, ci sono esperienze professionali nel campo del diritto diverse.
Ci sono concezioni diverse sull'ampiezza dei poteri della Corte, per esempio, che sono questi i punti che distinguono fra loro i giudici. C'è il giudice disposto a tollerare maggiori interventi o allargamenti dei poteri della Corte, c'è il giudice più attento al testo delle disposizioni e ha un certo self-restraint della Corte stessa, cioè le linee di frattura interne a un collegio di questo tipo raramente sono linee di frattura di tipo politico-ideologico, ma il più delle volte, nella stragrande maggioranza dei casi che meritano questo tipo di confronti, sono del tipo di cui dicevo prima, non sono fondamentalmente scelte di tipo politico. Semmai, ecco, l'obiezione che spesso viene avanzata e che è un'obiezione che io comprendo e sulla quale si può ragionare, è il fatto che noi non abbiamo la nomina vita. Quindi il timore può essere per il giudice, come dire, un po' troppo vivace per usare l'aggettivo simpatico che lei ha usato all'inizio, durante il mandato, è quello di utilizzare la visibilità dell'opinione dissenziente per precostituirsi, come dire, una sorta di ruolo, di posizione da spendere eventualmente dopo finito il mandato. Quindi intercettando o addirittura intercettando questioni o creandosele per poter avere, diciamo. Questo è un punto da discutere, ma qui la dottrina, per esempio, si è già interrogata su queste cose dicendo si potrebbero immaginare come succedanei dell'introduzione dell'opinione dissenziente delle regole di incompatibilità successiva per evitare il fenomeno delle porte girevoli, no? Uno finisce la corte e poi viene subito chiamato perché si sa che la pensa, certo viene chiamato ad Certamente. altri incarichi. E questo sarebbe un modo per evitare. Altrimenti, in un dibattito che ho fatto con un avversario dell'opinione dissenziente molto intelligente, che è Pasquale Pasquino, eravamo arrivati a concordare l'idea che forse, se la si introducesse, potrebbe essere un'opinione dissenziente anonima, per evitare questo fenomeno che indicavo e anche evitare quelle forme di giudice prima donna che lo fa per farsi bello o per fare teaching from the bench, cioè come dicono gli americani, creare dottrina dagli scranni della corte, e quindi incentivando un po' il mito di sé medesimi. Insomma. Riconosco che questi sono dei problemi pratici evidenti, ma sono su un piano diverso rispetto al guadagno in termini di principi che io Della parlo. professor Zanon, Paolo VI diceva che la politica non è tutto, ma tutto è politica. Ora, sa, il professor Bertolissi ha citato Leopoldo Elia, quando si affidavano i referendum elettorali alla presidenza di Leopoldo Elia, Marco Pannella tremava, perché poi la visione delle predilezioni del maggioritario e del proporzionale, Però, tra dottor l'altro, Dile, paesi. si ricordi che la famosa sentenza 16 del 78, che ha ampliato a dismisura i limiti all'ammissibilità del referendum, la scrisse proprio Livio Paladin, che era Livio una Paladini, notte certo, ma considerato non un Leopoldo. grande. Certo, Quindi sì. vedi. Io mi riferisco a Leopoldo Elia, che è stato Livio Paladini, infatti è il costituzionalista prediletto da Marco Pannella. Le questioni però, è difficile, professore, pensare che il diritto, io direi che ex iure oritur politica, non si può pensare che siano disgiunti in maniera netta, però voglio sentire prima la professoressa Tieghi e poi il professor Bertolissi su questa questione che dirimente. Poi le dirò una cosa che mi sembra, lei ha usato un'espressione, dalla corte alla società, professore Zanon. Eppure nei primi due casi, soprattutto nel primo caso, stigmatizza il fatto che la Corte si sia aperta alle istanze della società andando a visitare le carceri.
Vorrei che su questo punto poi ne discutiamo insieme. Professoressa Tieghi e poi Bertolissi su questo spunto della politica, politica e diritto. Grazie. Allora, dinanzi a due maestri, io mi limito a fare proprio delle osservazioni, il più possibile puntuali che nascono dalla mia personale esperienza anche di ricerca. In questo momento ritengo che l'idea di configurare il profilo giuridico insieme a quello politico rispetto a queste tematiche sia in qualche modo un escamotage che ci porta di fatto a non affrontare effettivamente la questione. E lo dico con cognizione di causa, nel senso che anche alla luce proprio di altri ordinamenti, e non solo quello statunitense, che ovviamente è noto proprio per questa carica di dialogo, anche diciamo tradizionale, proprio nel modo in cui si è staccata dalla madrepatria britannica, ma nel modo di gestire questa pluralità di voci. Penso ad esempio al fatto che spesso non si conosce che una volta che le dissenting opinion vengono scritte, vanno fatte anche circolare all'interno del collegio, quindi c'è la possibilità di c'è questo dialogo, esiste prima ancora che vengano pubblicate. E mi viene in mente l'aneddoto del giudice Scalia, che in particolare in un specifico caso aveva inviato alla giudice Ginsburg per tempo la sua opinione, dicendo: perché voglio darti ancora più tempo per poter rispondere rispetto alla tua posizione. Ecco, queste sono dinamiche che magari non si conoscono, ma che vengono, che sono il portato di un dialogo che nasce all'interno dell'udienza, che continua in un momento successivo, quindi un dialogo tra i giudici e quindi di scambio di queste separate opinion, e che poi ha l'esito finale nella pubblicazione finale delle diverse opinioni. E quindi questo ha a che fare fondamentalmente con un profilo di libertà del singolo giudice. Quella libertà, e qui vedo proprio una bellissima correlazione tra questi due libri, e ringrazio tantissimo perché credo sia molto importante che anche in Italia si discuta proprio di queste questioni. Il collegamento tra il momento dell'udienza pubblica e la possibilità per i giudici di porre delle domande nasce proprio da questa libertà che poi si protrae nel tempo fino ad esprimere l'esito di quelle domande. Perché attraverso le domande, diceva la stessa Ginsburg, il momento in cui si chiede, si fa la domanda, non solo si stimola l'avvocato a replicare o rafforzare la sua posizione, ma soprattutto si dialoga con i colleghi e quindi si porta la discussione ad una, diciamo, ad un livello di dialogo già all'interno dell'udienza pubblica. Questo ha necessariamente delle implicazioni non solo in termini di libertà, ma anche in termini di indipendenza. E qui vengono in gioco tantissimi giudici, ma in particolare il giudice emerito della corte, dell'alta corte australiana, il giudice Kirby, che dice una cosa interessantissima rispetto a proprio al punto in cui anche il giudice Zanon, il professor Zanon, dice: restare vincolati a una scelta di maggioranza è come una camicia di nesso, è assai poco appagante l'esercizio di collaborare a rendere migliore una motivazione che proprio non si condivide. Ecco, questo passaggio fa effettivamente riflettere, non può non far riflettere anche il singolo cittadino. Il giudice Kirby diceva addirittura, proprio sotto questo profilo, che la richiesta dell'unanimità tra i giudici è spesso infantile. Cioè la definisce proprio infantile. È un'insistenza, questa insistenza che i giudici nascondano i loro dissensi dal pubblico che sono chiamati a servire, nega l'ultima sovranità, cioè le persone, il diritto di valutare, di criticare le scelte dei giudici. E questo si pone perfettamente in linea con un filone di studi che è sempre più diffuso a livello globale, che è quello dell'analisi comparativa del comportamento giudiziario. Lei, il cosiddetto Judicial Behavior Studies, lei faceva riferimento alla sapienza comportamentale dell'avvocato, dottor Di Leo, riferendosi proprio allo spunto sul modo di atteggiarsi e di comportarsi nel proprio rapporto da parte dell'avvocato nei confronti del giudice. Ecco, io mi sono permessa di ragionare anche di un dovere
del giudice, un dovere di utilizzare l'esperienza comunicativa proprio per aprirsi alla società. E questo lo può fare a partire dall'udienza e si può trascinare oltre proprio per dar voce a questa pluralità. Concludo solo dicendo che ciò che sta avvenendo proprio in questo preciso anno nell'ordinamento australiano è di particolare interesse in questa prospettiva, cioè con riferimento al dissenso. Se ne parlerà giovedì in un webinar internazionale, ma accenno solo al fatto che il momento di cambiamento avvenuto con la conclusione del mandato lo scorso novembre 2023 della prima giudice donna dell'alta corte australiana e l'inizio di un nuovo mandato ha segnato un passaggio fondamentale perché è con lei, con la giudice Kiefel, che per la prima volta si è tentato di ritornare ad una unanimità il più possibile condivisa, ma senza eliminare quelle che possono essere le vo possibili voci discordanti. Professor Bertolissi, la sua allieva mi sembra molto entusiasta sulle opinioni dissenzienti, ma secondo me, non fa il conto con le differenze di culture che c'è tra gli ordinamenti di civil law e di common law. Perché ha fatto esempi di America, dell'Australia, appunto di common law, ma nel civil law la società, e qui voglio dire, le società, sono, nonostante la caduta del muro di Berlino, nonostante la crisi dei partiti, non sono deideologizzate come nei paesi di common law. Il ruolo politico dei giudici nella sfera del civil law è più forte rispetto a quella dei paesi di tradizione common law. Professor Bertolissi. Ma lei ha ragione nel distinguere tra questi due differenti mondi che sottintendono culture diverse, esperienze diverse, ecco, via di questo passo. Ma io mi sono persuaso del fatto, sulla base di tutta la serie di fatti ed esperienze che insomma ho racimolato durante la vita, che la differenza sta nella persona e nella caratura della persona. Alla radice poi emerge tutto questo. E certo, ci Lei è sono le un differenze. personalista, lei è un Sì, mariteniano. guardi, sono un personalista e sì, adesso Che non c'è poi è uno tempo. dei valori fondanti della Sì, Costituzione, non ma è guardi, che. sì, ma dottor Di Leo, guardi, io ho fatto a un certo punto una domanda al professor Paladini, scusi, preferisco stare sul pezzo e fare riferimento a testimonianze che hanno un valore. Dico, ti hanno mai telefonato in 9 anni? La risposta è stata secca, mai. Dico, ma neanche quando eri relatore a proposito del referendum abrogativo sull'indennità di contingenza o scala mobile, eccetera, eccetera, neanche quella volta. Allora, se nessuno gli ha telefonato, vuol dire che sapevano che non era il caso di telefonargli. Fosse stato eletto dal Parlamento piuttosto che nominato dal Capo dello Stato, non cambiava nulla. Ma ho qui, perché è una piccola cosa che ho conservato, quando è stato nominato da Giorgio Napolitano Paolo Grossi, giudice costituzionale, avevo avuto modo di corrispondere col Presidente rispetto a qualche cosetta. E lui mi ha risposto. Grossi molto riluttante ad accettare. Ecco, lei tenga presente che il presidente Napolitano mi dice, il riferimento, dato che avevo anche, mi ero riferito insomma a quella nomina, il criterio a cui mi sono ispirato è stato quello di tenere alta l'autorevolezza e con essa l'indipendenza della Corte. Io trovo in questa sottolineatura la chiave di volta di tutte le questioni, perché tanto per dirne una, la vanità, il fare una cretineria per poi compiacere qualcuno è sempre riferibile ad una persona mediocre e modesta, perché la persona di alto profilo non è disposto a mettere in gioco la propria dignità, ecco, per un piatto di lenticchie. Aggiungo un'altra cosa a proposito della politicizzazione.
Mi diceva sempre il professor Paladin, sai, dice, io ho avuto modo di convincermi che giudici eletti dal Parlamento sono un arricchimento per la Corte e mi ha fatto il nome, mi ricordo ancora, del ex segretario del Partito Socialdemocratico Mauro Ferri e dello Pupino Malagugini e diceva che aveva avuto modo di apprezzare il loro apporto che era sempre significativo perché diceva: io non ho, ad esempio, la sensibilità che hanno loro per i problemi istituzionali. È qui che si dovrebbe giocare la differenza delle posizioni. E anche se mi rendo conto che le differenti tradizioni, eccetera, eccetera, non dovrebbero queste impedire che si dispiegasse quel rapporto cui faceva riferimento prima. Il professor Zanone dovrebbe caratterizzare una così alta magistratura. Allora, può darsi che io vivo nel mondo dei sogni, per l'amore di Dio. Ah, ma lei è molto concreto, non è onirico. Ecco, però, se uno mi viene a raccontare che dipende dalla teoria o dalla cultura, dico, lascia perdere, voilà, cerca un istante di sbiancarti con la scolorina e di rimetterti a posto perché c'è qualcosa che non va. Soprattutto sul piano, sa di che cosa? Anche questo, non riesce a comprendere la natura e il carattere carsico del conflitto di interessi. Non E è allora, quello. Ecco. ricordando il professor Grossi, Grossi aveva aperto da presidente della Corte Costituzionale la Corte Costituzionale alla società, professore Zanò, dalla Corte alla società, andando a insegnare, facendo l'ora di educazione civica che è stata inopinatamente tolta, adesso messa, ma insomma bisogna vedere il valore anche di chi la insegna. E poi anche la giudice Cartabia che andava a visitare le carceri dalla corte alla società. E però il professor Zanò, che pure fa la massima del decalogo, insomma su queste due cose è perplesso, anzi per quanto riguarda le carceri è addirittura contrario. Innanzitutto, ci spieghi la sua tesi, professore, poi in pochissimi minuti dobbiamo, perché il tempo veramente più che fuggito è sfuggito di mano al conduttore in modo particolare, ma siete state per merito vostro. Ci spieghi la sua perplessità e poi vediamo un po' se il professor Bertolissi con la condivide anche queste sue perplessità. Quando io dicevo dalla Corte alla società mi riferivo agli argomenti, delle motivazioni, delle opinioni di maggioranza e delle eventuali opinioni dissenzienti. L'apertura della Corte alla società, il motto famoso "in piedi esce la Corte", può essere una cosa molto suggestiva, ma declinata come lo è stato nel caso del viaggio nelle carceri, secondo me ha fatto venir meno la giusta distanza che i componenti di un organo pur sempre a prevalenza giurisdizionale come la Corte devono mantenere rispetto agli ambienti nei quali le loro pronunce hanno degli effetti. Perché andare nelle carceri cosa significa? Che sposiamo, i giudici costituzionali sposano incondizionatamente i desideri, come dire, i problemi di coloro che sono soggetti all'esecuzione penale e poi quando questi problemi e questi desideri vengono presentati alla Corte sotto forma di questioni di costituzionalità le debbono accogliere? Beh, direi proprio di no, direi che questo sarebbe un modo per tradire quella imparzialità di posizione che pur sempre deve, come dire, caratterizzare anche in termini di apparenza l'attività di un giudice. Sia pur sui generis come il giudice costituzionale. Io lo so che il carcere è un luogo simbolico ed è un luogo in cui purtroppo si sta male e non è affatto necessario che ci si stia così male, ma i luoghi in cui si sta male in questo paese sono tanti e non si capisce perché sia stato scelto quel luogo lì in cui andare, mi perdoni un Professore pezzo, Zenon, si sta non ho. male anche in certi ospedali, però con le carceri lo Stato italiano paga Sì, no, non c'è penali. dubbio. Ecco.
Però vede, io ricordo, non so, per esempio, l'esperienza di un giurista come Valerio Nidani, che in carcere ci andava, ma non ci andava in onor di telecamera, con i tappeti rossi e con le domande preparate, i dibattiti organizzati. Ci andava con la metropolitana o con l'autobus, andava a Bollate, apriva il suo banchetto, si metteva a disposizione delle richieste dei detenuti e gli risolveva i problemi esistenziali aiutandoli davvero. Farei un po' questa differenza. Una certa retorica che poi vede, un conto erano gli atteggiamenti là, detenuti abbracciati, si piangeva insieme. Nella Camera di Consiglio, quando si decidevano le questioni di ordinamento penitenziario, non sempre vedevo gli stessi atteggiamenti. Quindi mi perdoni, ma su questo ho No, io la maturato perdono, anche non so se la perdoneranno i suoi ex gli colleghi, altri, ecco, i miei perdoneranno. colleghi non mi perdonano sicuramente. Ho maturato una certa, come dire, una certa freddezza, Scetticismo. certo scetticismo. E quindi ho molti dubbi che questa ricerca di legittimazione della Corte si faccia attraverso viaggi di questa natura. Insomma, questo andrebbe inserito in un discorso più ampio. Lezioni di diritto costituzionale o di educazione civica ai ragazzi delle scuole secondarie No, superiori? su quello, come dico nel volume, ho un atteggiamento molto diverso, purché non diventino appunto anche lì i casi del giudice costituzionale che viene mandato a diffondere il verbo delle sue sentenze, perché non è affatto detto che essere giudici costituzionali legittimi ad andare in giro per le scuole diffondendo un verbo particolare. Se si tratta di far conoscere l'attività della Corte, questo sono il primo io a farlo e lo faccio volentieri, ma oltre caricandolo di valori etico-morali, insomma, ho qualche perplessità. Magari se nelle gite scolastiche gli insegnanti portassero i ragazzi più che a visitare il Colosseo, che tanto ci vanno con i cugini, gli zii, eccetera, i presidi istituzionali, Corte Costituzionale, Parlamento, Consiglio di Stato, forse l'educazione civica sarebbe già più effettiva, più effettuale. Professor Bertolissi, io purtroppo le devo dare solo 3 minuti 3 di orologio, Ma per vado ancora più integrare quanto detto al rapido. professor Va, sì. Zanotti. Dunque, io assieme alla professoressa Tieghi per anni ho fatto esami in carcere. Ho avuto a che fare con ergastolani. Credo che una lezione valga molto poco. Chi sta dentro ha bisogno di un colloquio, di un rapporto interpersonale caratterizzato da profili di densa umanità. E questo non è possibile. E la ragione del riflettore è poi è inevitabile. E allora, se il discorso è che si tratta di far del bene, il bene lo si fa in silenzio, senza ecco, ricordava il professor Zanon, l'attività in difesa del professor Valerio Nida. Ecco, sì, su quello mi ritrovo. Sul resto, ho le perplessità preannunciate, perché indipendentemente dalla buona volontà e dalle motivazioni soggettive del giudice, inevitabilmente la carica, via discorrendo, finisce dopo per creare ulteriori elementi di complicazione e non favoriscono certamente, ho detto un istante fa, quel rapporto interpersonale, perché noi, finito l'esame, dopo parlavamo delle loro cose. Io avevo sperimentato il fatto che dice: com'è che è finito qua? Sulla premessa, se posso dire, che risale a Giovanni XXIII quando è andato in carcere a Regina Coeli, che ad un certo punto dice: sapete la differenza che passa tra voi e me? È che a voi è andata male e a me è andata bene. Ecco, messa su questo piano, cambia prospettiva tutto e si entra nel campo, però per l'amor del cielo, tutto è opinabile, discutibile. Ecco, è bene discuterne, è bene parlarne. Sì. Vede che lei ordina, io come un cameriere porto la pietanza che lei mi ordina. Ecco, grazie. No, ma vede, anche in questo caso c'è la dimostrazione che il confronto in pubblico, per così dire,
arricchisce, perché arricchisce ciascuno. Ciascuno non deve convincere l'altro, ma l'idea della molteplicità dei punti di vista e del No, no, ma confronto. lei lo fa, ma lei lo fa perché è a Radio Radicale, che Sì. uno si, Ah, lei che sì. uscendo da casa trova Radio Radicale Bom, dappertutto, è per in quello questa che modalità. l'ascolto sempre. Lo so, lei è un fedele ascoltatore, quindi in questo la ringrazio. Come vede, io ricambio, ma per ragioni scientifiche prima di tutto, prima che simpatetiche, ovviamente. Allora, io direi di fermarci qui perché casi analizzati dal professor Zanon richiederebbero una trasmissione per ciascuno di questi casi. E non è escluso che, anzi, non lo escludo affatto che certi libri poi fanno un lungo giro, come dice la canzone di Venditti, e poi ritornano come certi amori, no? E quindi il professor Zanon ha voluto dare, piluccare, noi piluccare. Diamo agli ascoltatori la notizia dell'esistenza di libri che altrimenti nel sistema mass mediatico non sarebbero, non passerebbero, insomma, e poi cerchiamo di darne la cornice per poi naturalmente anche gli ascoltatori di Radio Radicale devono sobbarcarsi il compito di acquistare il libro e di leggerselo. Tra l'altro, qualità della scrittura dei nostri ospiti invita alla lettura. Assolutamente non nottambula. Io ringrazio i professori Niccolò Zanon, autore delle opinioni dissenzienti in Corte Costituzionale, Zanichelli editore, grazie professore, Sì. attendo sempre. Grazie davvero, dottor Di Leo, e agli ascoltatori. Grazie al professor Mario Bertolissi e alla professoressa Giovanna Tieghi, autori di questa Corte Costituzionale in pubblico insieme con Giuseppe Bergonzini. L'autorevolezza del giudice pubblicato da Ioven Editore. Siete stati molto bravi, mi scuso se vi ho un po' costipati, però credo che le argomentazioni che voi avete addotto nelle vostre pubblicazioni, gli ascoltatori le hanno sicuramente recepite e poi tocca a loro ruminarle. Grazie a Stefano Chiarelli Gurudas per l'assistenza in regia e naturalmente un saluto. E un ringraziamento finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.